Sì, era una partigiana, perché sapeva qual era la parte giusta da cui stare, dalla parte dei più poveri, dei diseredati, degli indifesi. Era un'anarchica ante litteram, incurante di fronteggiare il potere costituito quando si trattava di affermare diritti negati, come quelli dei malati. Contro le liste d'attesa, per i migranti, per le donne, contro un sistema sempre più appannaggio del privato, che negava spesso il diritto alla salute a chi non aveva il portafoglio pieno. Avrebbe sorriso sicuramente, compiaciuta, ascoltando questo canto Margaret Cittadino, calabrese di San Marco Argentario, aveva speso la sua vita all'interno del Ruggi, come infermiera, come sindacalista della CGIL e nell'ultimo periodo come coordinatrice dell'Assemblea di Cittadinanza Attiva e del Tribunale per i diritti del malato del Ruggi. Pugno al cielo, Margaret, a cui guardava come orizzonte d'infinito, cielo dove annullare le diseguaglianze, dove far crescere la speranza di un mondo migliore per cui fino all'ultimo giorno della sua vita si era spesa, onorando il suo credo di libertà ed uguaglianza.